Ciao amici di Molise Web TV, oggi voglio mostrare un piccolo museo della memoria che si trova a Selvone, frazione del comune di Filignano. Museo della memoria, sì, un museo dedicato alle memorie di vite vissute che seppur non tanto datate nel tempo, rischiano comunque di andar perse ed esperienze vissute da nonni e bisnonni di ieri rischiano, se non opportunamente documentate, comunque di rimanere sepolti da indifferenza e apatia o semplice incuria. A farci da guida in questa prima parte del viaggio in questo museo, dove vedremo solo la parte fotografica che qui è esposta, è il signor Verricchio Eugenio, curatore dello stesso, nonché innamorato e cultore delle memorie e degno custode delle più antiche tradizioni. Infatti in un video successivo vedremo anche memorie più recenti legate al passaggio della guerra a Filignano, nonché ascolteremo sempre da Eugenio detti, episodi ed altro di una vita da poco lasciataci alle spalle, ove gli Chiocchier e gli Concia Cavrar erano rispettivamente oggetti e persone di tutto rispetto. E nel lasciarvi quindi all'introduzione di Eugenio, un caro saluto il vostro Angelo. Allora, la mostra sono 3 anni adesso, questa mostra permanente della fotografia sono 3 anni che l'abbiamo allestita, perché vorrei proprio, la finalità di questa mostra è fare un'anagrafe fotografica degli abitanti di Filignano. L'associazione nostra non è soltanto per il comune di Filignano, ma è del territorio, perché abbiamo molte affinità con la Val Comino, la Valle del Comino. E quasi tutte le famiglie di Filignano all'origine venivano dalla Val Comino proprio. Questi sono delle copie di alcuni documenti originali che danno, la nascita di alcuni emigrati. Questo era mio nonno che era nato in Francia, questo era uno dei primi passaporti che dava l'autorizzazione agli emigrati di spostarsi nei paesi dove avevano emigrato. Qui invece ci sono alcune fotografie degli emigrati che andavano all'estero ed erano dei saltimbanca, che andavano per guadagnarsi la stozza logicamente. Questa è una famiglia di Franchitti che sono arrivati con la carretta fino in Russia. Questo era il pappagallino con la quale tirava le pianete. Altre fotografie sempre sono dei gruppi delle famiglie che hanno emigrato, che questo qui era in Belgio e faceva ballare delle scimmiette, era di 15 Rasuolo. Quelli sono 2 fratelli che sono stati fotografati sulla piazza di Mosca. Qui invece abbiamo tutta la serie delle fotografie dei Zampognari che arrivavano in quasi tutti i paesi d'Europa tranquillamente, Londra, Svizzera, Scandinavia, Francia, andavano mendicando. Erano dei strumenti che stupivano sempre i paesi, perché erano degli strumenti che non avevano mai sentito, anche se la zampogna era uno strumento che in tutto il mondo, soprattutto dove c'è una civiltà pastorale, esistono nelle varie forme. Queste invece sono delle fotografie di famiglie che hanno emigrato in Francia, in Inghilterra. Una famiglia che durante l'epoca del fascismo andavano a lavorare, stavano in Somalia con tutta la famiglia. Queste sono le famose foto di matrimoni. Queste erano invece una famiglia che vendevano caramelle in Inghilterra. Questi erano i mercati in Francia, invece più sotto. Delle famiglie inglesi si vede subito, cioè gli emigrati in Inghilterra, si vede subito dal modo diverso di vestirsi, e sono delle famiglie sempre di origine di Filignano comunque. Qui sono sempre delle fotografie delle famiglie di Filignano, tra le quali ci sono anche delle fotografie di gente
che hanno, con la musica, soprattutto la fisarmonica, c'era un costruttore a Fidignano che faceva proprio le fisarmoniche, quindi si chiamava Marzella, nella fotografia di sopra si vede anche il nome. La cosa strana era proprio la posa con la quale si esibivano, con la sigaretta in bocca che non era mai accesa. Queste sono sempre delle famiglie di Fidignano, famiglia Goia. Qui vediamo i nomi, purtroppo i nomi delle persone non possiamo esporre ancora finché non utilizzato dalle famiglie, per una questione. Questa è una delle fotografie, diciamo, che ci tiene a cuore quasi a tutti quanti, perché erano quelli, cioè il Coias e Carmine, che si chiamava Charley in Inghilterra, perché aveva vissuto in Inghilterra, è lui che ha aperto il bar a Fidignano, quello che esiste attualmente, che è stato ripreso poi dal figlio Amedeo, e questi erano veramente dei commercianti nati. Questa qui era, sì, sono tre sequenze queste foto, che rappresentano una famiglia. La prima è all'inizio al matrimonio, quindi queste due persone che erano di Bottazzella si sposano. Poi la seconda foto è quella con le quattro figlie femmine che sono nate da questo matrimonio, e questa era subito appena prima della Seconda Guerra Mondiale. La terza fotografia invece c'è la mamma con le quattro figlie adulte, perché il padre era saltato su una mina riaccompagnando una persona a Pozzilli proprio il giorno che hanno passato il fronte, che sono tornati a Fidignano. Qui è il lato di Cerasuolo, delle persone che abitavano a Cerasuolo. C'è uno qui che è abbastanza particolare, questa foto qui, che era un soldato che si vede tra la mamma e il papà, che era appena tornato dalla guerra e stato accolto dai genitori, e il giorno stesso, per ringraziare perché era ancora vivo, sono andati a Canneto a piedi a ringraziare. Questa invece era di Cerasuolo e aveva una pianola e faceva ballare delle scimmie, e questo è in Belgio. Questa parte qui, queste sono tutte fotografie della mia famiglia, in definitiva, che era lo stesso. Mio nonno era nato in Francia, mia madre era nata in Francia. Questa era una fotografia di quando vivevano in Francia, nelle baracche le chiamavano, che erano dove erano stati concentrati tutti gli italiani che vivevano nella periferia nord di Parigi. Qui ci sono invece alcune fotografie abbastanza significative. Quella lì è una scolaresca di Lagoni e Mastro Giovanni negli anni, appena nel dopoguerra, negli anni 50 sicuramente. Questa era una delle foto della squadra di calcio di Fidignano dall'epoca, dove c'era soprattutto Nicolino Mascio, che era un portiere che ha militato anche nel Cassino. Queste sono, diciamo, le fotografie della famiglia di Fabrizio Renato, quello che ha avuto la bottega a Fidignano fino a poco tempo fa. Il negozio l'hanno tenuto per 103 anni tra lui e il padre. Queste sono le foto del cavaliere che era stato nominato ambasciatore d'Italia in America, ed era di Valerio, la frazione Valerio. Questa è la fotografia più antica che abbiamo, e sono la famiglia Izzi di Fidignano, che è data del 1892. C'era, tra le quali c'era anche un prete
Don Alfonso. E mentre fuori inizia un temporale estivo, ci lasciamo così con Eugenio per ritrovarci tra qualche giorno per visitare la parte relativa alla guerra che è passata qui, a Filignano, e che tanto dolore ha portato. Un caro saluto, il vostro Angelo.